Una storia dimenticata per lungo tempo, una memoria scomoda, nata sul finire del secondo conflitto mondiale, quando un piccolo soldato viene rapito, torturato e barbaramente giustiziato, ucciso dai nemici. Quel giovane militare, appena quattordicenne, è armato di fede e carità. E non conosce l'odio che spinge ad uccidere senza pietà religiosi e sacerdoti. Uniche colpe dell'adolescente Rolando? Amare Dio. Amare Dio fino alla morte. Volersi unire a Dio attraverso la veste talare. Fu accusato di essere un delatore, di informare le milizie tedesche, tutte bugie, la purezza e l'entusiasmo della gioventù freddati da due colpi di pistola. Un ragazzo chiede di poter pregare nell'attesa del suo assassinio. Inginocchiato vicino ad una grossa buca piena di menzogne e disumani veleni, guerriero di Cristo non solo fino alla morte, nella figura di questo fante di cuori c'è molto altro. Non pensiamo per un attimo all'azione atroce e spietata di quegli assassini, ma concentriamoci sul gesto di quel giovane seminarista. Un atto di una bellezza sconvolgente. Dentro ad esso c'è tutto il desiderio di limitare il crimine fino ad annullarlo, il non dargli la vinta, non dargli la vinta a quei criminali. Questo gesto profuma di una struggente liberazione. Con il martirio muore un ragazzo che non potrà realizzare certi progetti, ma inizia anche il cammino di ideali destinati ad indossare gli abiti di una spiritualità eterna. Compiere sempre e comunque una volontà è indice di una personalità pronta a difendere, a proteggere, a custodire. Servo di Dio. Quell'atto di fede, destabilizzante per gli aguzzini, diventa una giocata vincente, un cuore che racchiude in sé i caratteri del donarsi completamente. Beh, una sconfitta senza appello per i suoi uccisori. Tepori del bosco di primavera, parlavi coi fiori, le piante con Dio, guardavi la luce delle braccia del sole, toccare la terra e fare mille figure di angeli e fate. E brillar sull'argento, fra i grani d'amore, pregando Maria. Questo bosco è un altare, questa vita è la mia. Dentro all'abito nero non esiste mistero. Un vento leggero tra le pagine sacre. Legge frasi in latino e le porta lontano anche a chi fa la guerra, a chi ha odio nel cuore e che a forza di uccidere ha bruciato l'amore. In questo bosco per non dimenticare, cercate l'amore, niente odio ma amore, per ricucire un cuore, perdonate col mio nome, pregate, usate amore. Il sole ha una tenda che chiude nelle
tempeste nel bosco che prega scende un tuono di giorno, anime senza più pace tracciano orme pesanti, a morte preti e le suore saranno trofei in queste ore. Uomini sconfitti senza casa ed amore urlano lascia il tuo Dio e rinnega l'amore, togli l'abito nero, brucia il sogno non vero, la tua vita non conta e il tuo Dio non ti salva. Vola in alto una piuma che si stacca dal ramo, è una foglia leggera che pronuncia il tuo nome, perdona loro, non sanno quello che stanno facendo. In quel momento la vita vola sulla salita. Amore, sono per amore, venite in questo bosco. Odio ma amore, per ricucire un cuore, perdonate col mio nome, pregate e usate amore. E dir pugnat fuit mortis cum vita, miles Christi dice grazie donas. E o grazie ma oggi qui non ho scut quod faciunt. Eli, Eli, amore meu tibi Deus, con tota anima mea, ex eternitate bono. Ego sum miles Christi, 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 ego sum. Miles Christi, ego sum, miles
ego summines Christi, ego summines Christi, vilas Christi, ego summines 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 Christi.